Zerolando, i servizi di Radio Doppio Zero, ascoltabili anche in radio tutte le domeniche a partire dalle ore 11. Emergenza Giurdignano. La città megalitica in provincia di Lecce è ancora colpita dalla morsa del gelo che in queste ore sta piegando il sud Italia. Le strade, come dimostrano le foto dei nostri inviati, sono ghiacciate per via delle abbondanti nevicate. Per questo motivo, stamani c'erano tra le vie del paese dei volontari e dei mezzi della protezione civile che cercavano di migliorare la viabilità. Si registrano disagi alla popolazione per l'impossibilità di uscire dalle proprie case e chiedono che vengano liberate le strade adiacenti alle abitazioni. L'amministrazione comunale di Giurdignano, per via delle condizioni climatiche che continuano ad essere avverse, ha ordinato la chiusura delle scuole presenti dal territorio per il giorno 9 gennaio e l'obbligo per 24 ore di non circolazione veicolare. Si evince dal documento che ci è arrivato in redazione e ringraziamo il vice sindaco Gabriella Vilei per l'aggiornamento tempestivo. Si registra in questo aggiornamento che la strada Maglie-Otranto è chiusa al traffico in ambo i sensi di marcia. La maglia Lecce è chiusa al traffico in ambo i sensi di marcia. La tangenziale est Brindisi-Lecce è chiusa al traffico in ambo i sensi di marcia. La Lecce-Gallipoli è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. L'ANAS invita a mettersi in macchina solo in caso di necessità. Radio Doppio Zero si unisce all'invito lanciato dall'amministrazione comunale di Giurdignano sull'obbligo di non circolazione veicolare e invita i cittadini a usare la prudenza. In ultimo, oggi la cittadinanza di Giurdignano si riunirà alle ore 15:30 in piazza Padre Pio, vicino alla cappella Madonna del Rosario, per un flash mob su un evento senza precedenti. Radio Doppio Zero vi invita a mandare le vostre segnalazioni a hashtag Radio Doppio Zero oppure alla mail radio doppio zero redazione @virgilio.it.